Daniele Sepe in questo sguardo particolarmente disincantato sulla situazione un po' grottesca a volte in cui ci troviamo, indipendentemente dalle passioni politiche. Ho fatto una corsa su giù per le scale, ma anche questi sono gli inconvenienti della radio. E quindi diamo voce ai ragazzi che non hanno corso, così sanno più fiato da spendere al microfono. E volevamo appunto approfondire un po' la situazione del Macondo su il contest che è già iniziato, inizierà credo. Certo. A cui voi parteciperete come quartetto? Sì. Sì, diciamo abbiamo un'anima esterna qui, Gabriele, che fa parte solitamente, solo non si è preparato, io ritenevo da fare altre cose, non in particolari. Con i napoletani capita spesso. Ci piace improvvisare, siamo così. Ci piace improvvisare. Ma se lo vuoi prendere in mano quel gelato, non c'è problema. Non esagero. Non è ancora un gelato estivo, è un gelato primaverile, quindi ci si parla dentro, mettiamola così. Anche se il sole comunque sì, direi che promette bene la primavera ormai, dopo quest'ultima nevicata sembra farsi strada. Domenica prossima, tra l'altro, per festeggiare, così vi faccio partecipi voi non bolognesi, sarà la festa della Saracca tradizionale su Oliveto, sì. Mitica festa dove insomma adesso il vino viene venduto, una volta invece veniva regalato, bastava comprare un bicchiere, girare le varie cantine, i vari banchetti, veniva servito gratuitamente, dopodiché ci si rotolava insomma giù per i prati in una festa così un po' celtico-pagana. Così, so. E ecco, questo per quanto riguarda la primavera. Mentre invece per quanto riguarda la musica napoletana, so che voi vi siete preparati un pochettino, un po' una spiegazione, anche spettacolare, insomma, anche un piccola racconto della musica napoletana, delle sue origini, dei suoi stili, dei suoi temi. Sì, diciamo, non è che abbiamo studiato, perché poi no, se non è il nostro forte studiare. Nascete imparati. Però nasciamo imparati, questa è un po' una caratteristica. No, a parte gli scherzi, diciamo, c'è sicuramente un qualcosa dentro la musica napoletana che fa parte un po' del DNA. Cioè, io mi sono trovato a un certo punto della mia vita, in un momento particolare, a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. E tutto questo mi è uscito in napoletano, mi è uscita una canzone napoletana e da lì è iniziato il mio percorso. Stare a dire perché, come mai, così è un qualcosa che succede dentro, che quindi anche chiaro. Un po' c'è quella piccola magia. E da lì scatta chiaramente anche la voglia di impadronirsi, di approfondire, di andare a scovare poi un attimo le origini, no? Di chiaro. Tutto questo. E lo fai ascoltando musica poi fondamentalmente. Quindi parti un po' da quello che c'è oggi, da tutto il bello e il nuovo che c'è nella musica particolare, quello che abbiamo scritto, un po' ne abbiamo ascoltato proprio fa di Daniele Sepe e degli Alma Meretta. E vai a comprendere che poi tutto questo viene da molto 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 lontano. Siamo una terra di Vulcano, siamo una terra dionisiaca, un melting pot continuo, storico, no? di invasori, di intrecci, però questa dinamica che in qualche modo evolutiva, veramente un po' anche spesso scollata da quello che accade poi nel resto d'Italia e del mondo. E da questo nasce l'arte, nasce la musica, nasce quel tipo particolare di musica che troviamo già nel canto delle lavandaie del Vomero, che c'era un'interpretazione magistrale, una delle prime di Sergio Bruni, ripresa poi dalla Compagnia di Canto Popolare, da una compagnia di canto popolare. Andiamo a brani tipo Fenesta Vascia, dove io ritengo l'intensità e le armonie di quello che può essere un primo blues della storia. E quindi nel Napoli ci si scopre anche molto prima quest'anima negra, no? Che poi ritroverà incontrando grandi artisti tipo di Napoli Centrale, Gem Senese, tutta quella fase, no? Degli anni 70 che è stata un'esplosione proprio, ma ci vuole, rimanendo nell'ambito vulcanico, no? Sempre della diciamo, questa metafora con il Vesuvio. E quindi insomma ed è una storia che si evolve, la stessa Taranta, la stessa Tarantella, l'inizio poi di quella che diventa la canzone strutturata, la canzone classica napoletana che attraversa poi l'intero pianeta, no? E per un secolo è praticamente la canzone che ho scritto proprio qui a Bologna.
si chiama Passa e Spassa. Ed era un po', come ho detto io, un po' un frammento emotivo, no? Di un momento, quella linea di confine tra ricordi, suggestioni di un qualcosa che finisce e invece l'apertura verso la libertà, quella linea di confine che poi è un po' quello che caratterizza la vita, ovviamente in lingua napoletana, della canzone. Possiamo anche cominciare. L'amore che parlava, l'amore di parole, cassagli d'ancora, tu arde se ne vanno, caspetto sulle mani, a luce il lampare. Senta, tante canta tutta l'una del mare, oh ma che storia bella che ti scende la mattina, mi piace che la luce cade su un parente all'occhio e che mi parla della passione. Grande blues napoletano.
grande voce di Pasquale, poi, ovviamente. Grazie, grazie. Una delle poche voci più basse delle mie, a parte, cioè, senza... Sì, no, ma poi oggi sono in particolar modo senza voce, in quanto abbiamo provato, vabbè, lo possiamo dire, con Tommaso Bianco, per uno spettacolo che si terrà al Teatrino degli Illusi, 8 marzo, anche se la festa della donna, peraltro, diciamo, sarà una piece molto interessante, dove si sarà un omaggio ad Anna Magnani e noi interveremo, diciamo, come musicisti in questo bello spettacolo. Teatro, poesia. Facendo forse non musica napoletana in quel contesto. No, 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 sì, proprio sì, napoletana. Sì, 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 sì. Napoli all over the world. Yes, no, bisogna... No, vabbè, Magnani era romana, no? Quindi, sì, sì, ma era una grande appassionata di musica napoletana. Si racconta, questo probabilmente non è vero, ma che addirittura il grande Massimo Ranieri da ragazzino gli abbia chiesto: ma Reginella? Io dice, ma sei Reginella? No, non la conosco. Ma Anna Magnani gliela insegna a Massimo Ranieri, possibile. Vabbè, succede. Ah, sì, sì. E poi è diventato Massimo Ranieri, capito? Sì, Dio, sai, anche su Massimo Ranieri si possono avere delle opinioni diverse. Sì, no, no, ma no, si fa, comunque sì, ma infatti non ne faccio non esprimo giudizio. No, vabbè, ci teniamo larghi. Su Dino Sardi al limite, personalmente, posso avere bolognese, vabbè, chi se ne frega. Sì. Ranieri rappresenta un po', almeno dal mio punto di vista, un po' la stessa cosa per Napoli, sì, sì, musica sì, molto tradizionale. Sì, sì, non sì, lo so, poi dico, esplicito anche la mia ignoranza per la musica napoletana, però. Sono qua anche per ascoltare quello che vuoi raccontare. Sì, sì, infatti. Diciamo che i riferimenti di queste canzoni sono assolutamente non storici, né politici, né culturali. Cioè, anche perché poi sono convinto di una cosa, che la musica, e anche le parole fanno parte della musica. Il significato di un testo fa parte del testo, la musica è altro, è nel suono. Certo. È quello. Però questo comunque l'hai composto tu, sì, 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 che, sì, che sì, sì, è qualcosa, sì, solitamente sono canzoncine che escono fuori così in un attimo, da un'emozione, da qualcosa, e solitamente sono anche momenti non proprio piacevolissimi, diciamo. Però quello che si definisce un animo musicale, no? Sì, sì. Casomai in certi momenti che non ha un animo musicale pensa a altre cose. È vero, è vero, è vero, bravo. È gran bestemmia. Sì, sì. Sì. È un modo anche per trasformare, no? Quello che magari può essere un momento di sofferenza, e io ci fai nascere una canzoncina, poi che sarà, insomma. Certo. Molto bello questo, infatti. Allora, one another. Senti, sì, allora, vabbè, io sarei un po' indeciso, vorrei fare Stelle, che ne dici? Sì, sì. Che è un brano, anzi, che è nato in questi giorni, è un attimo di contemplazione, mi sono trovato in un posto, ero da solo, in un momento anche questo particolare, è nata questa canzone. E quindi adesso abbiamo anche il flauto. Sì, flauto, Stefano al flauto. Stefano Ciccolo al flauto e Antonio Masella al mare. Perché attraverso, ha fatto attraverso, sì, 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 sì. E Antonio Masella al mare, nel senso che sono andato al mare, non c'è di borsa. Ho pensato anche quello. È una specie di bastone della pioggia, sì, quasi. Sì, un po' più, arriva, è uno sbocco al mare. È uno sbocco al mare, uno sbocco al mare. Sentiamolo. Ma io comincio il pezzo già così, in questo mare secco. Ma come la fanno con questa vecchia?
guardate, parlate non dicite, si udite già passate, cose fermate, aspettando solo e sento sti parole, è solo niente, o forse sto chiagnendo. Si chiama Sta storia è pure a mia. Forse bisognerebbe cambiare l'armonica. No, un sì, tu fai una cosa, fai quello che fai, quello è quello che ritieni. Sì. Aspetti, sei pubblicata. Si spegne il pallino rosso. Imbracci. Aspetta un attimo. Da cui insomma, il parallelo con Edoardo Bennato è immediato, insomma, un altro degli eroi, sì, sì, napoletano, decaduto ignobilmente. Su questo sarebbe casomai l'invenzione. Dopo da chiedere un parere, insomma, sarà andato in pensione. Sfortunate dell'ex eroe. Thank you.
te sai, ogni tinta sta via. Ma porta l'addore, l'amare e sti paroni. Cerchi dormire, ma il fiume ma parla di te. Ma viene suona e chissà non stare. Sulla storia banda e cercano un po' di su. Guarda il tuo mare, affonda il tuo cuore. Dimmi che la casi senza parlare. Questa... Cioè, no, ci sta, ci sta. Paura, mi sembra di capire. No, 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 non di paura, no, no. Non ho capito nulla. Allora, questo brano parlava, allora, ecco qui. E, questa storia è anche la mia, pure e anche praticamente questa storia. È un momento, anche qui una suggestione, c'è una musica che sale dalla strada, in quel momento sei solo, e quindi... Certo. E quindi insomma. Beh, non vorrei dire che sia sempre solo nella vita. No, però poi, poi dopo c'è. Sì, 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 c'è il ritorno. C'è. Okay. Va bene. Benissimo, adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo. Sì. Torniamo sempre ovviamente qua. Uscire a cena è uno stress. Magica, ma chi si parlava? Ah, allora è meglio andare al circolo Mazzini, che ha tratto via con prodotti tipici come le crescentine. Mi avevi chiesto una cosa, però poi c'era la pubblicità. No, vuoi tagliare corto forse, per questo hai fatto il... No, no, non battere sul tavolo. No, sta battendo il piede, stai battendo il piede. No, no, perché hai fatto un attimo così, perché non sembra da qua, però fa una risonanza pazzesca. Mi dispiace, no, per la chitarra, l'abbiamo lasciata qua e no, è franata. No, mi dispiace, a me non l'ho vista. Ah, non hai capito, perché mi sono fermato a parlare. No, tutto a posto. Ah, perché tu hai fatto così, pensavo non parlare. No, per il tavolo, perché fa gran cassa. Sì, ha detto fa da gran cassa. Tutto lì. Le Polvere, Enzo Vitabile, Francesco Cuccini, due grandissimi maestri, una canzone fantastica, cantata nei due dialetti, napoletano e modenese, credo, più che bolognese. La storia di un muratore che si trasferisce da Napoli a Modena, lavora e un bel giorno insomma cade giù dall'impalcatura e appunto in mezzo alla polvere così muore. Una canzone chiaramente impegnata, dedicata alle morti bianche, alle morti sul lavoro. Basta ricordare insomma la rivisitazione del processo, del giudizio sulla ThyssenKrupp di due giorni fa. Insomma, ricordare quanto sia attuale, quanti interessi, insomma, adesso questa è una discussione musicale, non politica, però quanti interessi, insomma, si aggirano attorno alla libertà degli investimenti anche al di là dei diritti del lavoro in Italia, specialmente in questo periodo, credo che sia l'elemento cruciale anche del nodo politico di questi giorni. Beh, torniamo a noi, torniamo ad Antonio, a Pasquale, a Gabriele, Stefano, oggi qui con noi, un ultimo pezzo di cui è autore Pasquale. Sì, si chiama Vorria, cioè Vorrei. Andiamo, vai. Thank you.
questo sole, ma è come un fumo questo mare, ma quando cagna la luna, cagna te. Vorrei essere sola. Sole, sole, vorrei essere mare, vorrei... E quando la luna. Sempre... Eh sì, ha qualcosa. Quasi un canto francescano. non si addice al carattere partenopeo. Ma c'è anche quello, c'è anche quello. Infatti si dice che i veri Buddha stanno a Napoli. Anche da lei, quel film, no? Cos'era? Il matematico napoletano, sì, no? Anche da lei, Martone era un personaggio forte, un bel po' ascetico, filosofico, certo, insomma. Certo, certo. Benissimo, allora ecco, volevamo passare invece alla parte un po' più così, no? Chiacchierosa partenopea, no? Sì. Senza così, svelandoci, svelando al pubblico bolognese, ignorante delle particolarità della musica napoletana, appunto, come qui arrivano soltanto le grandi star, certo, i grandi nomi, spesso appunto gli stereotipi, sapete da voi così, alcune piccole chicche, no, della storia della musica napoletana, e intanto ascoltarcele o dalle vostre chitarre, dalle vostre voci o dalla... o della nostra discografia online, non dovrei terminare. Bello, dice le chicche della musica napoletana. Io qualche tempo fa ho conosciuto una persona che mi sta aiutando moltissimo, devo dire, l'architetto Guido Nicolardi, nipote del grande Edoardo Nicolardi e di Eva Mario, due grandi compositori della musica partenopea. Quando diciamo, mi è venuta tra le varie cose l'idea di mettere su un corso di canzone napoletana qui a Bologna. E devo dire che la cosa sta riscuotendo anche una certa, diciamo, curiosità, un certo interesse. E lui mi raccontava di come alla fine è nata una canzone, Tamburriata Nera, che dopo magari potremmo anche accennare così brevemente. Giusto per far capire da dove partiamo, esatto. Se non l'avessero capito, diciamo. E lui è praticamente Edoardo Nicolardi, che era dirigente amministrativo, se non erro, del Santo Bono, un ospedale napoletano, torna praticamente, siamo nell'immediato dopoguerra, e a Mario era il consuocero. E qui dice, guarda, tu hai capito che è successo? È nato un bambino di colore, era il primo bambino black che nasceva a Napoli, cioè di un soldato americano, black, di una donna napoletana. È chiaro, allora diceva, vieni, si sono messi al pianoforte ed è nata Tamburriata Nera. Cioè, capite, questa è un po' la uno pensa chissà che cosa, no, sul lavoro, e nascono poi... Sottofondo, ecco. Un piccolo suggerimento. Sì.
Sì, e questo è il mito della, della nascita, insomma, di tamburiatamente. Sì, comunque sì. È un simbolismo forte, perché... Ah, mi ricordo anche un'intervista veramente molto bella e molto toccante di Jean Senese, che raccontava del suo rapporto col padre, un padre che non l'ha mai visto, non l'ha mai conosciuto. Sì. Mai conosciuto. Era un militare di passaggio, sì. Quindi chissà sì, dove veniva, dove andava, che fine ha fatto, insomma. Mm. E quindi un padre virtuale, un padre che si è dovuto inventare. Sì, infatti. Infatti. Non mi ricordo sì, in particolare, ma... ecco, c'è anche online questa intervista, insomma, degli amanti comunque della musica in generale. Però sai, ad ascoltare. Sì, è molto interessante questo aspetto, che poi appunto a Napoli che cosa succede? Nasce un bambino black e nasce una canzone, no? E anche le voci che emergono da questa canzone, tutto sommato, ti fanno già capire che è un ambiente che poi dove ci sarà la massima integrazione, poi tra tutti i contrasti sì. Che ci sono, ma comunque è una città, comunque anche non solo musicalmente. È una mamma. È un po', sì, ma è una mamma un poco fatente, insomma, è una mamma un poco strana, un po' pazzerella, diciamo, come mamma. Però dove è possibile comunque integrarsi in qualche modo e trovare una propria... Beh, un porto. Sì, porti. Sì, è proprio è così, infatti. Un porto. Mille persone, mille culture, mille navi. E infatti, decisamente aperto. Ah. La... un'altra cosa che mi viene in mente, ora questa cosa devo dire, non è che ce l'eravamo preparata, però una cosa che mi viene in mente è che grandi canzoni napoletane sono di Anonimo. Questa è una cosa, invece Anonimo, Fenesta Vascia, Anonimo, Lu Guarracino, Anonimo, Michele Ma, Anonimo. Beh, saranno standard folk. No, ma è Anonimo perché dietro ci sono sicuramente grandi autori, che però, perché dal modo da come scrivono, dalla conoscenza che hanno, dal livello proprio intellettuale che tu senti, anche dalla correttezza proprio di questo napoletano, che era all'epoca chiaramente una lingua, non avevano... Cioè, scrivo la canzone, ma io non mi posso esporre per una canzone, che è un qualcosa di una canzonetta. Immagina un po' oggi che si fa con la SIAE quando scrivi una canzone. Erano musicisti di corte, sì, comunque classici, e quindi però erano comunque canzoni che venivano poi comunque cantate a corte. Molto spesso, tra quali appunto Lu Guarracino, la stessa Fenesta Vascia, che io ritengo che abbia veramente le caratteristiche del primo blues, proprio della storia. I luoghi della musica a Napoli, durante ancora il regno napoletano, anche sì. Dopo Borboni. I luoghi, la corte e il vicolo si suonava per le strade, in effetti sì, c'era la musica di corte. Per le strade non c'erano locali, osterie, no, so, era la città qua. no la, poi quello è venuto con la posteggia, poi successivamente la posteggia, il posteggiatore, praticamente colui che si imbraccia una chitarra tipo noi, praticamente fa la posta, alle coppiette per cantare la canzone. Quindi segue le coppiette, sì. Per strada, sì. Oppure fanno anche la cantata, la serenata su commissione, quello che poi in effetti si vede anche in tante altre realtà. Però proprio di strada, ecco, non esisteva un locale musicale. No, la taverna, poi la trattoria è venuta decisamente dopo. Ma è una città che bene o male cantava. Aiutata dai fattori climatici, ovviamente. Ah, certo, questo è ovvio. Qua invece appunto proprio per i fattori climatici era la osteria, il luogo dove andavano a suonare, fondamentalmente poi più con violino, fisarmoniche, questi strumenti qua tipici, insomma, di queste zone, anche se immagino anche il violino e fisarmoniche sono state usate nel folk, o erano più mandolini? Violino è più il calascione, le mandola, la chitarra, calascione che è una sorta di chitarrone, diciamo. Sì, che veniva usato diciamo nel 1500, nel 1600, che rientra poi in una delle famose canzoni del Lu Guarracino, che è il primo rap della storia, Treglie, tremolo, trotte, tunda, fico, cipollola, un turno, insomma c'è tutta una disamina di tutti i pesci che sono nel Golfo di Napoli, e la sardella, la sardina che si innamora del pesce il Guarracino, stava suonando a un balcone il calascione. Questo strumento proprio che ricorre proprio nella musica classica napoletana. Okay. Questa è proprio una domanda, così una mia curiosità personale, i rapporti con la musica, la cultura spagnola, che certo. È stata tanto tempo... Caspita, certo, sicuramente la musica spagnola, ma chiaramente ci sono anche comunque influenze anche... La musica spagnola, anche lì... al centro la chitarra. La musica anche influenze arabe con i turchi, abbiamo avuto anche l'invasione turca a Napoli, e proprio una canzone Michele Ma
Abbastanza lunghetta e pensa che ho messo una parte intermedia. Perché... No, ma bellissima, è un'energia questa canzone. Sì, l'elenco dei pesci però c'è tutto. Almeno quello. Ovviamente il napoletano, l'elenco dei pesci. I pesci sono... Per cui comprendi, anche se magari non si è compreso poco nulla, ti devo dire che questo napoletano, questa parte del napoletano, diciamo, è difficile di comprensione anche per il napoletano, perché è sicuramente un napoletano colto settecentesco. È una religione. Sì, sì. Rimane ermetico. Ma questa è una temuriata come tipo di... In effetti sì, qua è una tarantella, dai. Tarantella. Sì, 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 è più una tarantella. Boom, boom, sì, boom, sì, boom, molto, è, molto, ce l'ho la, sì, la sì. Gran cassa tipo tamburiata. Sì, perché poi c'è la canzone, dice, lui guerracina caglieva pa' mare, la vanno voglia di censurare, con la favura che chiaramente cioè, è splendida, insomma. Certo. La vuoi poi. Volevamo ancora raccontare alcune cose relativamente al Macondo con Antonio. Sì. No, ma avvicinati a quello grande, eh. No, volevo così dare un riconoscimento
a Luca, che insomma ha ideato sin dall'inizio questo locale, sì, e anche i ragazzi che pian piano si sono, diciamo, collaborano da tanto tempo e che danno questo volto così di accoglienza anche, no? E appunto, come dicevo prima, lo spirito originario ha trovato piano piano delle forme no, di aggregazione, e che si sono un po' sviluppate varie serate nel corso di questi anni, no? Per esempio la domenica, che era nata come una serata aperta, un palco aperto così, è rimasta consolidata, quindi un appuntamento fisso. O invece lunedì, come abbiamo detto, no, col Macondo Letterario. È anche interessante, secondo me, questo intreccio anche di generazioni. È vero che è giovanile, no, come prevalentemente, però ci sono anche, come dimostriamo anche noi, no, c'è un crocevia anche siete giovani. È un crocevia, no, di generazioni che possono dialogare, no? Esatto, giusto, viva la modestia. Esatto. No, ma lì vicino pensavo, Antonio, sì, c'era un locale che tu hai avuto ancora tempo di conoscere, il Gran Pavese degli anni 70, che aveva una formula di intrattenimento simile, perché da lì sono usciti poi Cesi Bledi, tantissimi come altri, Patrizio Versi, ma era un luogo dove si poteva andare sul palco quasi liberamente o proporsi al pubblico in maniera molto spontanea. Sì, questa ragione. Sono diversi i luoghi, gli spazi sono diversi, ma con un pochino più piccolino. Sì, io però la mentalità è un po' quella. Hai ragione, io non osavo fare questa associazione appunto con i miti, questo mito del, però io ce l'ho sempre presente, anche nel ricordo mio, certo, certo. Ma anche la, come dire, infatti è come anche riprendere, rivitalizzare un antico lievito bolognese, eh? Io ricordo quando venivo negli anni 70, c'era proprio questo senso che, cioè, che fare le cose insieme era meglio, no? Era come una No, era un di conferma di un grande, di che mi è partito così. Ci dà ragione. Outer Road. Ci dà ragione. Outer Road. Outer Road. È veramente un super classicone. Ecco, se uno dovesse fare un corso di napoletano, impararlo sui testi di Tony Tammaro è l'ideale. È l'ideale, perché ti diverti. Allora, niente, scusami Antonio, questa digressione, appunto. Quindi, niente, Macondo, che sarà una serie di serate, della domenica sera, dedicata alla poesia, se ne ricordo. Sì, poesia, musica, anche poesia, è aperto musica, anche al coinvolgimento, cioè le persone che partecipano portano anche dei testi propri sul tema che di volta in volta noi, diciamo, proponiamo, no? Quindi è molto, anche quella serata è molto di coinvolgimento, di partecipazione, no? Certo. E poi ci sono